Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Arduino Schenato che vi parla. Questo è il primo webinar di una lunga selezione di webinar che faremo ogni mese per tutti quanti gli utenti che seguono il sito. Mi sentite ragazzi? Mi sentite? Perfetto, sì. No, una persona mi ha detto che non si sentiva. Perfetto. No, questo stavo dicendo è il primo di una lunga serie di webinar che faremo con Airforex per tutti gli utenti ovviamente che seguono il sito, quindi che sono iscritti, che hanno acquistato qualche prodotto, che solamente sono iscritti al sito. Intanto vedo un sacco di gente che conosco. Quindi saluto tutti, indistintamente non dico i nomi perché altrimenti poi sicuramente dimentico qualcuno. L'idea di fare questo, intanto volevo dirvi, puntualizzare che questo evento, come tutti gli altri, saranno registrati, quindi verranno poi postati la settimana successiva sul canale YouTube mio, così che se uno vuole rivederseli può tranquillamente andarli a rivedere. L'idea è quella di prendere in mano un po' i grafici dei maggiori mercati, Forex principalmente, quindi euro-dollaro, sterlina-dollaro, dollaro-yen, insomma le maggiori coppie di valute, i maggiori indici azionari, quindi il DAX, l'S&P, il Wall Street, tutti questi indici importanti americani e europei, e le maggiori materie prime come petrolio e oro, senza però tralasciare anche magari qualche titolo azionario. Ok? Allora, detto questo, vedo che siamo in parecchi, siamo circa 100, anzi siamo 100 esatti partecipanti, quindi mi fa piacere, siete parecchi. Ripeto, saranno tutti eventi, chiamiamoli così, gratuiti, che vogliono diciamo darvi un po' di spunti di riflessione su alcuni mercati per la settimana o comunque per il mese successivo, visto che l'analisi le faremo anche su time frame un po' più grandi, e inoltre anche cercare di trasmettervi quali sono un po' le mie view nel guardare il mercato. Quindi, un po' per tutti, sia chi mi conosce che chi non mi conosce, le analisi che verranno fatte qui saranno analisi esclusivamente dedicate a analisi di prezzo, senza indicatori oscillatori o comunque senza strategie, complicate. Quindi, keep it simple, come ho sempre detto, facciamo comunque, guarderemo i trend, guarderemo i maggiori supporti e resistenze dei mercati, guarderemo se ci sono segnali di continuazione o di inversione su questi mercati in ambito daily, weekly e mensile, visto che ci vediamo una volta al mese. È inutile fare analisi da oggi a domani, ma faremo analisi leggermente più lunghe, non troppe, perché quando sono troppo lunghe poi si rischia invece di fare solamente l'analisi che poi con tutti gli eventi macro che accadono possono solamente essere modificate, però da qui a qualche giorno ovviamente sì. Detto questo, quindi io vi direi a voi, prima di tutto, che se avete qualche mercato che volete analizzare insieme a me, volentieri, questo evento dura circa 40 minuti, 45, mezz'ora, un'ora, ma non supereremo mai l'oretta, però non ci sarà un tempo massimo o minimo tendenzialmente, quindi facciamo quello che c'è da fare e vediamo un po' appunto questo. Io vorrei partire da, diciamo, uno dei mercati principali, che è l'euro-dollaro, che segue tra l'altro tantissimi altri mercati principali che sono sicuramente importanti. L'euro-dollaro sicuramente tra di voi lo seguiamo un po' tutti, vero? Oh, benissimo, vedo già un pochino di richieste, sterlina-dollaro già in due, euro-neozelanda, benissimo. E bene, io però partirei comunque dall'euro-dollaro perché comunque è un po' il re di tutte le coppie di valute. Oh, la Miriam mi chiede il gold. Allora, guardiamo qui. Allora, intanto, anche per farvi capire un po' la mia testa, lo faccio anche per me poi questo tipo di cosa. Allora, per farvi vedere un po' la mia testa, io parto da un grafico settimanale. Grafico settimanale dell'euro, che mi sta dicendo, vedete?
che il mercato è completamente un mercato long, completamente un mercato bullish, con una scatola di compressione che è stata rotta, questo box di volatilità che è stato rotto proprio quest'anno con le elezioni di Macron, se non sbaglio, no, in realtà è stato rotto successivamente, l'elezione di Macron è stato il gap che ha portato poi il movimento di rally sopra, e dei massimi, diciamo, dei punti chiave che sono praticamente, andando a prendere allora i livelli qui, precedenti, troviamo dei livelli che sono chiaramente questi, eccoli qua, sono i livelli di ex minimo, dove ovviamente in questo momento il prezzo si trova. Quindi in questo momento io direi, da un punto di vista di price action, da price action trader, parlando proprio da analisi dei prezzi, noto che c'è un fortissimo movimento rally che ha bucato completamente il box di lateralità. In questo caso potremo rivedere i mercati leggermente in ritracciamento, anche se al momento segnali sul settimanale non ne abbiamo chiari. Abbiamo però, da un punto di vista di dinamiche dei prezzi, sicuramente una fase un pochino di, non dico debolezza, ma di cambio di velocità. Vedete? C'è un cambio di velocità, una fase di pausa, di compressione, vedremo, che appunto può portare il mercato ad avere una fase un pochino di ritracciamento. Questo perché siamo su un livello comunque già toccato in passato, eccolo qui, che aveva portato i prezzi abbastanza a fare rally, quindi può diventare comunque una sorta di resistenza, e poi perché comunque l'1,20 cifra tonda di euro dollaro è sempre un'area psicologica e quindi molto importante. Prendendo un grafico giornaliero, quindi, io noto sicuramente tre grossi segnali di price action corti e due lunghi. Ci sono stati infatti questo segnale di prezzo, questa pin bar su resistenza che ha portato i prezzi a ritornare sulla sua media, un'altra pin bar anche FTV che ha portato i prezzi a risalire, una nuova pin bar su resistenza che ha riportato i prezzi a scendere, una nuova pin bar FTV che ha portato i prezzi a salire, e poi una mother bar, doppio massimo lower close, che ancora non è stata sforata, anche se da un punto di vista daily, se guardiamo i supporti e le resistenze, ovviamente tutto quanto ci fa dire che il mercato sta tenendo la fase supportiva, quindi l'area 1,1870 circa, quindi abbiamo poi un'altra qui sotto, quella più importante, in realtà tutta quest'area qui, l'1,17. Quando parlo di area, ragazzi, parlo di area di prezzi, quindi le aree di prezzi non sono al millimetro, non sono al pip, ma sono proprio delle zone calde, delle zone dove accadono degli eventi. Quindi in questo caso abbiamo una barra, che è un mio classico segnale di prezzo, lo potete trovare tranquillamente in tantissime guide che ho fatto, per esempio per il broker IG, come che è il mio broker, sia lo potete trovare tranquillamente anche nei miei primi due libri, Professional Trader e il Business del Forex Trading. Tra l'altro sto scrivendo un nuovo ebook, è quasi alla fine, il titolo sarà, non ve lo dico, non ve lo concedo, no, vabbè. Sarà una guida dedicata alla price action a 100% 360 gradi, molto bella, quindi tra un po' vedrà la luce. E molto interessante, perché questo segnale non è ancora stato rotto, è già un terzo segnale short su quest'area di resistenza, quindi diciamo che, guardate, finché il mercato non va a fuoriuscire in chiusura daily, ok, in chiusura daily sopra questi massimi, diciamo che io sono dell'idea che queste resistenze verranno tenute, che il prossimo livello di supporto possa diventare l'area 1,17,30, ok? Questa è la mia view sull'euro-dollaro. Ripeto, non abbiamo chiari segnali, perché l'unico segnale che abbiamo è questo, è uno short su un trend long, quindi tra l'altro sulla media vicino a un supporto, quindi abbastanza difficile da tradare così. Però alcuni segnali che possono avvenire magari tra lunedì e venerdì prossimo, di ribasso su questi livelli, anche su grafico a 4 ore, quindi terrei solamente grafici daily a 4 ore come possibili interessanti, io ricercherei uno short, ok? Per andare poi a farsi magari anche un buon rapporto di risk reward.
Poi mi chiedete la sterlina. Beh, alcuni di voi che me l'hanno chiesta so che sono iscritti al platino, quindi ai miei segnali di trading, e quindi anche a tutto quello che ne va di seguito, Trading Room, FX Insider, Stock Insider. Poi abbiamo anche creato il gruppo privato di Facebook adesso, dove sta diventando un forum per fare analisi e sta diventando molto carino. Praticamente cosa è successo? Vabbè, vi faccio vedere. Sul grafico settimanale avevamo un'area chiave, che è questa dove praticamente ho impostato circa lo stop loss, eccolo, scusate, il take profit, eccola qui. Poi c'è un'area qui sulla chiusura del gap, e poi un'altra area qui. Queste sono le aree principali, e su un trend che è in realtà short a livello come dinamica da un punto di vista settimanale, perché vedete, dopo forti scossoni ribassisti riparte, minimo riparte, minimo riparte. E sul grafico giornaliero, l'altro giorno si è creata una pin bar con falsa rottura dell'inside, e in una situazione in cui c'era un punto di chiusura di gap, quindi crea livello, e diciamo molto interessante, perché ha creato proprio una pin bar di quelle che ho tradato al 50% di retracement, con un risk reward interessante 1 a 2 al momento. Quindi la mia view è quella di rivedere i prezzi qui, e la cosa più bella potrebbe essere, oltre che possa andare a profitto, che me lo auguro, è quella di cercare un long da questi livelli. Ovviamente il long da questi livelli è la cosa più bella che potete trovare, perché è l'operazione in trend. Quindi tra 1,3350 e 1,3250 è quello di ricercare un long nelle prossime settimane. E cercare un long, per chi non lo sa, significa per me, senza usare nessun oscillatore, indicatore o cose di questo tipo, ricercare delle price action, dei miei pattern, dell'FTV, qualcosina che mi indichi long da questi livelli. Ovviamente di tenuta dei supporti, che quindi mi dia la possibilità di riprendere anche il trend. In questo caso al momento rimango short, non faccio nessuna modifica dell'operazione, rimango lì. Vediamo un po' se pagherà o meno, ok? Io ovviamente, sinceramente, Vincenzo mi dice non è pericoloso con il discorso della May. Beh, la May dovrebbe aver già parlato alle 15, e io sono dentro da 2 giorni, da ieri, quindi io delle news, sai che è proprio, io faccio price action sul daily principalmente, quindi le news per me, cioè, insomma, il prezzo assorbe tutto, quindi assolutamente, insomma, è abbastanza chiaro, no? Non mi importa nulla delle news, e quindi questo. Quindi questo è uno di quei segnali che spiego sul mio terzo ebook, The Two Hour Strategy, che trovate sul mio sito yourforex.com. Come vedete, sono entrato sul 50% di retracement, e ho lo stop qui sopra, 646 € di stop, 1.281 € di profitto, e vedremo un po' che cosa fa. Quindi io sì, Paolo, io lavoro su trend, che per me è la cosa principale, quindi trend, livelli chiave, pattern di prezzo, basta, pattern candlestick proprio. Allora, poi mi si chiede, Christian mi dice, ma perché Arduino sei entrato a mercato sulla sterlina e non con un ordine sell stop sulla pin bar? Non era un'entrata più sicura? No, io in realtà non sono entrato a mercato, io sono entrato, ho inserito un ordine a 50% di ritracciamento di questa barra, della pin bar, vedete? Sono entrato al 50, quindi ieri noi eravamo qui, e io ho inserito un ordine sell limit qui, che mi è stato eseguito. Il motivo è semplice, perché se io qua penso che il trend sia long, non short, e se io avessi tradato la breakout di questa barra, per avere anche solamente un rapporto di rischio rendimento di 1 a 1, avrei dovuto andare alla ricerca di un rendimento di 1 a 1 circa su questo livello. Quindi io non guardo solamente i soldi, ma guardo anche quanto rischio e quanto posso guadagnare. In questo caso il metodo migliore che potevo avere era questo, perché per me i livelli poco sotto il mio, come si dice,
la media mobile, cioè poco sopra la media mobile, sono i punti di approdo, di supporto, quindi qua per me è long e quindi sarei stupido a rimanere short. Poi se va ancora più giù, io comunque ho preso il mio 1-2 e sono a posto. Pino dice il Fibo era un Fibo normale oppure un Arduinacci? No, no, Arduinacci, puoi dirlo tutta la vita. Arduinacci, yes. Allora, quindi mi state chiedendo un mare di domande, scusate ma siete 118 persone e quindi potete capire, spero di riuscire a rispondere a tutti. Allora, mi chiedeva la Miriam invece, che è venuta al Forex Camp in Sardegna, ci siamo divertiti tantissimo, vero Miriam? Saluta l'uomo, eh? A parte che, insomma, dai, ci si sente, ci si vede, dai. Confermi, è bellissimo il camp in Sardegna, è stata veramente una bella esperienza. Peccato che eravate in pochi, ragazzi, forse è stato anche un bene, alla fine ci siamo divertiti di più, non lo so. Comunque, insomma. Antonello dice ciao Miriam, non so chi sia Antonello, però forse la Miriam lo conosce e così si forma anche qualche amicizia qui. Ah, vi conoscete però, bellissimo, io non so chi sia Antonello, forse ci hanno già visti. Va bene, quindi andiamo sul gold, penso che anche l'oro sia un mercato che a me interessa molto e mi piace, è un mercato molto interessante, vorrei togliere tutto così vi faccio vedere quello che per me è il gold. Allora, esame settimanale del gold, questa analisi settimanale del gold, visti a Padova, bene, bene, bene. Vedete che se io prendo un grafico settimanale, quindi parto sempre dalla big picture, eccola qua, noto che il nostro amico Gold ha un livello in area 1360, 1370, e poi c'è un altro livello qua sotto, ma quello che è più importante è il livello che c'è qui, vedete? Questo punto qui, che aveva fatto prima da forte livello chiave di resistenza per portare giù i prezzi ogni volta, tra l'altro anche con qualche segnale di prezzo interessante, una volta che poi ha creato questa Indecision Candle, di cui parlerò anche nella mia nuova guida, e questa Inside a Breakout, ha rotto completamente tutto quanto. Vedete quanti bellissimi segnali ci sono possibili senza lavorare troppo su time frame troppo bassi. Ragazzi, mi raccomando, cercate di vedere l'operatività su time frame alti ed è lì dove ci sono tante cose interessanti da fare. Anche solo 2/3 operazioni alla settimana fatte come si deve, vi possono dare abbastanza soldi che vi mangiate qualsiasi trader intraday che fa 100 eseguiti al giorno e che li perde e basta. Quindi sappiate gestirvi bene. Ma comunque questi webinar vogliono anche essere, diciamo, dare, come dire, un po' di spunti mentali, non solo di operatività, se si può, ovviamente. Allora, qui vedete che il mercato praticamente del gold ha ritracciato in maniera non troppo pesante, ma chiaramente è andato a ritestare le aree di ex resistenza, ok? E che quindi qui, secondo me, è interessantissimo per la prossima settimana, è uno forse dei grafici, dei mercati dove, a mio avviso, siamo più vicini a un possibile buy, la buy zone è qua, quindi un buy sul mercato, perché sul giornaliero, vedete, adesso sta tenendo proprio l'area di supporto, questa è una barra inside su supporto, e non so se lo sapete, ma una barra inside su supporto spesso è una barra di inversione. Quindi interessante questo tipo di setup perché potrebbe essere proprio un setup già long. Comunque chi segue poi i segnali FX Insider eccetera avrà anche il segnale. Vediamo un po' che cosa ci dice. Tanto Christian mi chiede, ma un bel libro sulla tua FTV quando lo fai? Christian, mai. L'FTV la insegno solo in coaching, però il libro sulla price action che sto scrivendo è una figata comunque. Perfetto, quindi ecco, questo qui praticamente potrebbe essere un pattern long già per la giornata di lunedì. Ovviamente in questo caso l'acquisto va qui e lo stop va qui, quindi assolutamente interessante per poter andare a riprendersi i massimi lasciati, quindi anche con un prospetto di risk reward abbastanza interessante. Quindi questo potrebbe essere un buon segnale. Vediamo un po' che cosa ci dirà il mercato, ma è interessante.
Cristian mi dice, peccato, la decisione è questa, la FTV la insegno solamente in coaching, proprio perché insomma c'è un discorso particolare, insomma è una strategia che ha bisogno proprio di una spiegazione anche così, ma proprio perché voglio che sia spiegata solamente così, però ripeto, il libro che è stato fatto è sicuramente molto molto interessante. Comunque, al di là di tutto, sapete che per tutti gli iscritti partecipanti a questo webinar, fino alla settimana prossima, ho deciso di mettere la coaching FTV scontata del 20%, quindi se poi volete avere delle informazioni sapete che la possiamo fare, insomma, ok? Andiamo a vedere poi altre cose, vediamo. Bruno dice spiega molto bene, fidatevi, grazie Bruno. Un sacco di cose, scusate, ma Christian chiede se la barra inside fosse stata rossa sarei entrato lo stesso. Beh, io non entro però, io metto un buy stop, quindi facilmente diciamo, cioè, anche se è rossa a me non interessa perché poi se sale va bene lo stesso. Però le inside contro trend le trado solamente se siamo vicini a dei supporti o delle resistenze, se no le inside vengono sempre tradate nel trend, quindi per fare le inside devono esserci, scusate, dei trend definiti. E se le usate così sono sicuramente delle ottime barre sulle quali lavorare semplicemente. Non tradatele mai su grafici a 4 ore, ne parlo anche sulla nuova guida, non su grafici a 4 ore, sotto i daily. 4 ore può essere interessante, ma devono esserci dei presupposti. Sempre stare sul daily o addirittura sul weekly. A volte una candela weekly inside può dare degli ottimi profitti nel giro di 1 a 2 settimane, quindi assolutamente interessante. Ma Alessandro, io non uso il linguaggio candlestick giapponese, uso proprio la price action, quindi questa è anche una rami, una donna incinta, sì, però mi frega poco, nel senso che per me questa è un inside. Bene, andiamo avanti. Mi chiedeva qualcuno inizialmente, mi pareva, euro Neozelanda, se non sbaglio, vediamo se trovo, perché all'inizio avevo visto un euro Neozelanda, magari sbaglio, però c'è tanta roba, non lo so. Però forse no. Euro Nuova Zelanda, sì, era... Bene, sì, Euro Nuova Zelanda, mi dice Giovanni. Euro Nuova Zelanda non è nella mia watchlist, ma facciamo presto. Euro Nuova Zelanda, hai qualche trade in piedi su Euro Nuova Zelanda, Giovanni? Sei short? Ma allora, da un punto di vista operativo, io direi che da un punto di vista operativo siamo su un supporto weekly. Quindi da un punto di vista settimanale abbiamo toccato un supporto settimanale e sul grafico daily al momento... Si sta formando questa barra, però da un punto di vista settimanale siamo proprio sopra un supporto. Non so tu da dove sei short, però devo dire che qua tendenzialmente... Allora, non ho veri e propri segnali, però non mi entusiasma tantissimo, ti dico, lo short al momento. Dovrei vedere più debolezza. Siamo proprio qua su un livello importante settimanale, ti dico la verità. Ahimè, da mercoledì. Ah, da qui. E sei un po' in perdita, quindi. Ah, ho capito. Dipende da che segnale sei entrato qui. Io, lavorando soprattutto qua sul daily, non trovo in realtà segnali che avrei fatto. Ti dico la verità, anche questa FTV, diciamo, non era al massimo perché era sotto questi livelli e molto lontano dal supporto, quindi non l'avrei neanche tradata. Non è una coppia che trado, ma non l'avrei proprio tradata. Avrei tradato più questa in trend che arriva sul supporto,
ma questa qua no. Quindi anche adesso lo short non è il massimo, ti dico. Non vedo, come dire, una grande, non vedo un grande mercato short al momento. Se tracciamo i supporti e le resistenze principali statiche sul grafico, notiamo che siamo su un supporto. Quindi a questo punto io, anche se adesso la barra di oggi sembra voler scendere, insomma, non saprei neanche come aiutarti, nel senso che al momento non opererei su questo mercato e sul weekly vedo la possibilità di un ritracciamento per un long. Cioè, se tiene 1,62 riparte e potrebbe essere, anzi, anche un bel segnale in futuro per un long. Siete tantissimi ragazzi, mi scuso subito se non riesco a leggere tutto, ma arrivano tipo 3 domande alla volta, quindi portate pazienza, riesco, quello che riesco leggo. No, no, Giorgio, vai tranquillo, l'FTV tienila semplice. Mauro dice, forse ha visto la trend line interrotta, vabbè, la trend line non le utilizzo praticamente, quindi lasciamo stare. Audien sembra carina, dice Matteo, andiamo a prendere Audien. Audien arriva su una resistenza, eh. Allora, facciamo così, togliamo via tutto quanto. Prendiamo il settimanale e vediamo un po' che cosa succede. Allora, tac, supporto e resistenza. Vedete qui com'è, no, la cosa? Quindi siamo in una situazione così sul grafico settimanale. Il trend è long, quindi potrebbe essere interessante. Questa barra di stasera si chiude così sul daily. Beh, qui lo vedremo un po' sui segnali. Sì, potrebbe non essere male. La cosa che non mi piace particolarmente è sta barra di sangue completa, però diciamo che non arriva, arriva comunque su un, poi rimbalza su 2 livelli, quindi potrebbe anche essere interessante cercare il long qui su questi livelli. USD CAD, mi chiede Eugenio, secondo te è ripartito al rialzo oppure è ancora presto? Oh, mi piace, intanto c'è molta, molto. Allora, io qua mi sono fatto questa idea. Allora, prendo un grafico, tolgo via tutto, mi pulisco bene, vado sul settimanale. Allora, dato per certo che noi al camp abbiamo fatto uno dei più bei trade proprio su USD CAD, semplicissimo, lasciandolo andare praticamente. I time frame alti sapete che sono sempre delle grandi opportunità. Eccolo qua. Allora, abbiamo avuto nel tempo l'area di 1,27-1,28, un'area molto importante per USD CAD. Adesso abbiamo un altro livello che è circa qui, che è l'1,24, 1,24, 1,24,50 circa quest'area qua. Segno le due aree così, eccolo qui. Ricordatevi sempre che si parla di aree, ok? Quando si trova il livello su un'area. Ecco qui, quindi, allora, ovviamente nessuno, neanch'io, posso sapere se è ripartito al rialzo. Quello che posso dirti è quello che vedo, trade what you see, no? Tra da quello che vedi. Quello che vedo è un trend short che, nel caso in cui dovesse riportarmi i prezzi su questo livello, quindi rimanga sotto 1,25 in chiusura daily, mi fa uno spike, una pin bar, qualsiasi cosa, io qua lo voglio vendere. Questa è la mia idea. Quindi io non sono compratore al momento di dollaro Canada, cerco di vendere, ma di vendere io voglio vendere questi livelli. Quindi se si viene a creare un doppio massimo lower, si viene a creare una spin bar, si viene a creare un FTV, qualsiasi cosa si verrà a creare e si viene a creare su questi livelli, secondo me è il segnale più bello.
dove a mio avviso si può portare il prezzo anche a cercare la rottura dell'area 1 e 20 e 60, cioè cercare proprio un bel trade di quelli che durano magari un paio di settimane e che possono portare dei profitti belli e che ci fanno fare ovviamente la mesata o la settimana, insomma, ok? Quindi questo qua è molto molto bello. Aspettate perché qua Valentino mi chiede qual è il time frame che prediligi nella tua operatività. Ovviamente nella mia operatività, lo sapete un po' tutti, io prediligo il grafico daily, lo sapete benissimo, magari tu non mi conosci da tanto tempo, ma sono stato uno dei precursori di questo tipo di trading in Italia. Guarda, ti faccio vedere il sito nel quale tu sei iscritto, YearForex. Io gli ebook che vedi qui, Professional Trader, è stato scritto, concepito tra il 2009 e il 2010, poi uscito nel 2011, quindi puoi ben pensare che tutto quello che vedi di price action in Italia, poi ho scritto anche il Business Forex Trading che in realtà è uscito leggermente più tardi, nel 2012, e poi Tour Strategy nel 2013, tutto quello che senti in giro d'Italia della price action, quella fatta un po' come si deve, è tutta gente che è passata dal mio ufficio in coach, non è che voglio fare il, però è così. Tra l'altro un'altra cosa che tanti magari mi chiedono, io faccio trading, vedete, con il broker sui CFD number one, non perché lo uso io, ma perché potete capire, io c'ho bene o male è 12 anni che sto sui mercati ormai, con il 2007 e nel 2017 sono 12 anni, e vi posso assicurare che IG siamo al top. Se doveste voler aprire un conto con IG e non ce l'avete, sapete che cliccando da questo link, aprendo un conto di IG da questo link, avrete un mese di platino, quindi di segnali operativi, trading room di quelli nostri, della price action. Quindi andate un po' a guardare sul sito, c'è un sacco di cose. Detto questo, andiamo avanti. Mamma mia, veramente siete tantissimi. Comunque poi vi lascio anche la mail al massimo. Comunque sapete che io ogni fine mese o comunque ogni mese facciamo un appuntamento del genere, così anche per restare un po' in connessione con tutti, anche quelli che non sono, diciamo, gli utenti soliti dei segnali, così almeno, insomma, si fa due chiacchiere. E soprattutto per chi magari è nuovo, mi piace far arrivare un po' la mia mentalità, perché tante volte chi entra un po' nel trading spesso o è entrato con strumenti stupidi come per esempio le opzioni binarie, piuttosto è entrato con magari una visione del trading un po' sbagliata, oppure magari è un po' frustrato perché sta perdendo, perché magari sta facendo cose che non vanno fatte, e magari poter dare degli spunti operativi, degli aiuti, anche solamente mentali, esempio lavorare sul grafico daily, farsi un'analisi prima, fare magari quelle 3, 2, 4 operazioni a settimana, non serve fare altro, magari posso dare degli spunti ed aiutare, come dire, no? Ed aiutare a migliorare il proprio trading. Mi piacerebbe molto, insomma, mi fa piacere, non si vive di solo pane in questo mestiere, anzi, vi dico che spesso formare le persone mi aiuta a migliorare il mio trading anche a livello mentale, quindi mi fa piacere anche con voi commentare un po' i mercati e cercare di capire se ci sono delle opportunità anche su mercati che magari io non faccio tantissimo, tipo Euro Neozelanda come ho aperto prima, o AUD/JPY non lo faccio tantissimo, insomma, ce ne sono. Allora, sono long su Facebook, Nicola dice, un titolo, vediamo, mi piace molto, ce l'ho anche sulla watchlist, guardate qua, io ho la watchlist sulle stocks, Facebook, eccolo qua, andiamo a vedere Facebook, lui mi dice, Nicola mi dice che è long di Facebook da agosto, ma il titolo sembra fermo tra 169 e 173 da quasi un mese, che ne pensi? Eh sì. Lo vediamo bene su un grafico settimanale. Intanto complimenti che sei long da agosto, non è tantissimo, però insomma ci sei dentro. Non so, allora, non mi hai detto da quanto sei long, Nicola, me lo puoi dire da che prezzo sei long? Così vediamo un po', perché a chi piacciono i titoli, anche a me, i titoli io li preferisco tradare con price action o FTV, insomma, su grafico settimanale. Ultimamente sono più i segnali che arrivano da grafico settimanale, così non abbiamo troppi gap da andare a prendere. 100,
Ah, sei abbastanza lì lì. Quindi siamo praticamente a prezzo di carico. Quindi il nostro amico Nicola è dentro da 170 long di Facebook. Allora, su un grafico weekly, diciamo che noti che qui c'è una congestione di volatilità che prende questo box. Quindi il fatto di essere long su Facebook, secondo me Facebook è un titolo che può dare ancora, è un titolo che continua a guadagnare, solo il suo database di Facebook continua a crescere ogni giorno, questo già porta all'azienda Facebook ad essere un'azienda che tende a prendere valore, al di là del fatturato, no? Il problema è il timing, perché se facciamo un'operazione di trading dobbiamo cercare di avere il timing migliore, cioè di entrare in posizione il meglio possibile, insomma, questa è l'idea. In questo box di prezzi direi che io te lo dico, al momento dirti qualcosa per dirti long o short sarebbe anche poco professionale da parte mia perché sarei stupido, no? C'è solo lateralità, non te lo dice nessuno, no? Ma questo ragazzi, anche chi fa le cose tipo quelle là che prevedono, tipo cicli, GAN, tutte queste cose che prevedono, alla fine il mercato non lo prevede nessuno, si può lavorare solamente su dati di fatto, cioè una price action, un segnale, una tenuta di un supporto, una tenuta di una resistenza e via, cioè alla fine non è che voglio parlare male di nessuno, però il mercato non lo prevede nessuno, si rispetta dei metodi e il metodo qua mi dice che è tutto inglobato in questa barra outside del 24 luglio come settimanale, quindi dal 24 al 30 luglio. Detto questo, quindi io cosa vorrei vedere, te lo dico per farti capire, io piuttosto vorrei vedere un ribasso verso questi livelli, una falsa rottura di questi livelli, boom, e un rialzo e magari un bel, non so, una bella pin bar, un bel segnale di long che arriva e che mi spinge, quindi mi fa una falsa rottura della lateralità al ribasso. Allora questo, anche sul grafico weekly, per me su Facebook diventa un grandissimo segnale da comprare Facebook e da tenerlo almeno qualche mese, no? Tanto se su un grafico settimanale, quindi può diventare una grande cosa. Questo sicuro. Però al momento ti dico no. Oppure, situazione diversa, sarebbe quella di vedere il titolo Facebook andare a sbucare fuori da questa parte qua, quindi rompere l'area di lateralità, cercare un ritracciamento, comprare sul segnale che rimbalza sul livello precedente. Classicamente swing trading, come proprio nella natura proprio del significato della sua parola. Tesla, oh, anche Tesla, ce l'ho anche lei, eh? Tesla, 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 che piace tantissimo poi a Vittorio, che non so se ci sia, ma prego, prego, prego Nicola. Tesla, Teslona, eccola qua. Noi tra l'altro facciamo anche titoli, eccetera. E ci divertiamo un sacco, però ecco, mi raccomando ragazzi, lavorate, cercate sempre di guardare la big picture del mercato, guardate sempre la grande figura del mercato. Oh, intanto Tesla su settimanale è su una zona di acquisti per me molto molto bella, quindi tolgo via un attimo quest'area di dinamica di supporto, l'area statica importante, avevamo avuto due FTV bellissime qui, che sono state questa qui sul settimanale, e questa qui sul settimanale, poi abbiamo avuto anche questa, ma le più belle sono state queste due. E in questo momento direi che nel momento in cui lui tiene questi livelli, quindi questo è un titolo molto fico, i livelli di 3,37 o i livelli anche sotto 3,300, 314, perché adesso ha fatto si è mangiato un po' la resistenza, quindi io mi aspetterei un breve pullback, da qui cercherei assolutamente qualche long, quindi la zona qui sotto per me è una zona molto molto chiaramente long. Se poi inizia a scendere, io non andrei a vendere questo titolo, cercherei dei punti di acquisto, dei punti di appoggio e punti di appoggio principali possono diventare proprio poi le aree queste, quindi le aree più importanti le vedete qua, 3,37, 3,14, 2,75 e poi mi appoggerei su un grafico daily e da lì andrei a vedere se ci dà dei segnali di rimbalzo, insomma per esempio, no? Se fossimo qui abbiamo un supporto. E vediamo la pin bar, qui ovviamente è un long, no? E stessa cosa ovviamente nel caso in cui il mercato mi ritorna su questi livelli. Questi sono i livelli più importanti, vedete che segno anche le resistenze, vedete anche qui
resistenza poi ha portato giù i prezzi. Imparate a leggere la dinamica di prezzo senza farvi aiutare troppo dai indicatori, alla fine sono i prezzi quelli che comandano, eh? Grande Pierangelo, ciao. Oh, Fulvio il boss, ciao, anche tu ci sei, c'è anche Miriam. Mi fa piacere vedervi tantissimi che conosco, eh. Mi chiede Fulvio, detto Piero. Anche lui, grande personaggio del Forex Camp, The King, Fulvio The King, eh? Non posso dire il cognome, ma sarebbe da dire anche il cognome, Fulvio The King è il cognome, grande. Allora, bellissimo, bellissimo, ci siamo divertiti un sacco al Forex Camp quest'anno in Sardegna. Il prossimo anno, ragazzi, lo rifacciamo, dobbiamo essere almeno una ventina, provate a pensare che scusa, ma direi una parolaccia, ma che bella confusione che facciamo, ci divertiamo un sacco. Abbiamo fatto anche delle belle operazioni quest'anno, quindi la Miriam dice già prenotati, Stefano anche. Bene, bene. Vai ragazzi, che facciamo tutti del buon trading, della buona piscina, della buona palestra, ci mangiamo qualcosa, stiamo in compagnia con Fulvio, vi potrà offrire anche qualche birretta, Fulvio. Tac, del buon ping pong, dice Fulvio, del buon basket. Antonello dice, la Miriam non manca mai. Bene, bene, bene. Figata, bello, 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 mi piace. Allora, mamma mia, siete tantissimi. Allora qua, un indice a tua scelta, dice Fulvio. Penso che, siccome alcuni mi hanno chiesto il DAX, vedevo prima, non so dirvi i nomi, ma ve leggevo DAX, 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 quindi prendo il DAX, ok? Perché penso sia buono. DAX, Germany, eccolo qua. Germany, sapete che questo è uno degli indici che tendenzialmente ho tradato di più nella mia vita. Allora, anche qui togliamo via tutto, il DAXino cosa fa? Allora, il DAX qui ha fatto intanto una base su questa falsa rottura e la sporcatura, pam, base, candela in decisione, gap, boom, guardate qua, inside, falsa rottura dell'inside con la pin, questo è settimanale, rialzo, quindi price action, semplicemente, cioè senza tante cose. Siamo su una resistenza qui e poi ne abbiamo un'altra che passa per i 12,6 e che è proprio dove il mercato si è fermato adesso, no? Poi c'è qualcos'altro qui, quindi io andrei a segnarlo sul grafico settimanale, 12,003. Eccolo qui, e poi basta, su settimanale siamo messi così. Quindi, su settimanale notiamo una tenuta di un forte supporto, una ricerca delle resistenze, una ricerca addirittura anche dei livelli più sopra, 12.860, 12.009, quindi la ricerca della calamita a livello di massimo precedente, e in questo caso potremo vedere anche il recupero prima di un nuovo rialzo, quindi questo qua che è un livello di resistenza rotto potrebbe ritornare a un nuovo livello di supporto. In questo caso infatti, tra l'altro abbiamo anche un mini gap qui, comunque la zona più bella dove cercare di acquistare il gap per tenerlo qualche giorno ovviamente diventa la zona che va da 12.003 a 12.004, quindi l'area che prende dalla media mobile a 100 punti sotto. Quest'area qui è un'area che nel caso in cui facesse dei segnali long, diciamo che ovviamente è sicuramente molto molto chiaramente interessante. Detto questo, adesso parlando proprio di quello che è successo, mi fa un doppio minimo higher close, un FTV sarebbe stato eseguito, io non l'ho fatta questa qui, eravamo proprio a cavallo di questa resistenza, quindi ho preferito rimanere tranquillo. Questa è una barra di indecisione al momento che sta facendo il mercato, quindi a questo punto io starei un po' attento. Addirittura, vi dico la verità, una barra del genere, se dovesse ovviamente chiudere a barra di indecisione, è una barra che uso e che cercherei in questo caso, essendo su una resistenza, più di vendere, però
sapendo che qui il rischio di rendimento di 1 a 1 è quello che cerco di andare a prendere, potrebbe esserci magari un movimento di ritracciamento verso l'area 12,4, dove invece lì cercherei un long, come abbiamo detto prima, tra 12,4 e 12,3. Quindi per quanto riguarda gli indici io rimarrei così, non farei un long qui. Se fa una indecisione in questo caso sarei più short che long, perché in questo momento molti mercati sono su delle resistenze, quindi, o dei supporti, quindi andrei un pochino contro il mio classico fare trading, che è solitamente in trend, ma in questo caso sono tutti molto su dei livelli chiave. Gianluca mi dice: non ti vedo mai tracciare supporti dinamici, è una cosa che non usi. La uso molto poco, sì, Gianluca. È anche una probabilmente un comportamento che deriva proprio dal mio guardare i mercati proprio da price action trader, ovvero da guardare i mercati solo sui supporti e resistenze statiche, il trend, perché io questi livelli li vedono tutti, questi sono i livelli più importanti. I livelli dinamici, pur segnandoli bene, come posso segnare benissimo questa trend line che hanno segnato durante anche il camp e la rottura, non so se ricorda sia Fulvio che Miriam, ti ricordate i 12.250 che hanno dato come long su rottura, però tendenzialmente preferisco vedere i mercati sui breakout, sui livelli tenuti così, perché così sono proprio i livelli, no? Mentre le trend line spesso sono un po' artistiche, io vedo di tutto su Facebook e su internet quando guardo, perché ormai non guardo più, però quando guardavo qualcuno che tradava o faceva vedere delle analisi, io sinceramente sono molto dubbioso, insomma, sulle parti delle resistenze dinamiche statiche, insomma, non le uso moltissimo, preferisco, scusate, dinamiche, preferisco le statiche. Karim mi chiede sterlina yen. Sterlina Yen, bellissima, bellissima, ha fatto un bellissimo long, e su FX Insider vi ricordo, ragazzi, che avevo dato il segnale long su questa pin bar con falsa rottura dell'inside per l'apertura in gap leggera, non sono entrato e cavolo, in una settimana mi ha fatto 650 pips. Vabbè, mi sono mangiato le mani. Fortunatamente quella settimana comunque ho fatto due buoni trade comunque, e quindi è andata di lusso lo stesso. Detto questo, guardate qua, qui abbiamo un supporto posto qui in area 152,85, quindi l'area questa qui. Abbiamo avuto la rottura di quest'area statica dove si erano venute a creare delle price action, soprattutto questa pin bar su resistenza che ha riportato i prezzi sulla sua media. Adesso abbiamo avuto la rottura di questa resistenza, abbiamo toccato la resistenza, quindi si potrebbe rivedere un ritracciamento. Si potrebbe rivedere, dico, perché segnali short al momento non ne abbiamo, quindi non essendoci segnali short io aspetterò un segnale long. Se dovesse esserci degli short qui, allora magari potrei provare, come ho fatto su sterlina dollaro, a mettermi corto su quella resistenza. Ok? Mamma mia, grazie, prego Karim. Io direi che a questo punto, beh, tornare indietro a tutte le domande che avete fatto, rischierei di fare solamente farvi perdere tempo. Potrei vedere con voi il petrolio, che mi piaceva vedere con voi, il petrolio, molto interessante. Petrolio che sul grafico settimanale sembra voler spingere ancora. Vedete, ha fatto questo movimento, boom, ho fatto un bellissimo trade sul daily su questo qui qualche giorno fa, e nel momento in cui il mercato spara su, praticamente, vedete, ecco qua, potremmo andare a prendere profitto su questi livelli. Quella di ieri, dell'altro di ieri, era una candela pin bar. La tenuta dei 50 sembra abbastanza chiara, e questa è una candela inside. Quindi la cosa bella è che ci potrebbero essere, appunto, ci potrebbe essere il fatto di entrare su un breakout a 50,91, cercare l'area dei 51,90, quindi quest'area qua, 51,95, e andare praticamente a fare attenzione, perché lo stop non lo andrei a inserire direttamente qui a 40-50, ma lo andrei a mettere tipo 49-45, quest'area qua di minimo che viene tenuta da un po' di tempo. Questo è molto bello, anche questo qui come segnale. Bene, 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 bene.
Bene, detto questo, allora ripeto, rifaccio vedere un attimo le cose. Allora, volevo dirvi che a tutti gli iscritti del webinar, ci sarà ogni mese questo webinar, ogni mese faremo un'offerta dal sito, e in questo caso la coaching FTV, che costerebbe 449 euro, la facciamo pagare 360 euro con il 20% di sconto, e per la prossima settimana, mentre se volete utilizzare il broker che utilizzo io, ovvero IG, sul sito IG trovate questi banner di IG e potete aprire il conto direttamente da questo link. Se lo fate, poi scriveteci e potremo darvi un mese di segnali e trading room. Altra cosa, sapete che nei segnali ho creato con i Platino, oltre ad avere tutto, avete anche la possibilità di entrare dentro il gruppo privato di Facebook, che praticamente fa portare un po' di analisi, non solo operative mie, ma anche degli utenti del gruppo, quindi un vero e proprio forum, un po' alla volta lo diventerà, con tutte le analisi anche degli utenti del forum. Altra cosa, seguite il canale Instagram di Earforex di Arduino, facciamo delle belle stories, parliamo di trading, parliamo di tante cose, quindi seguite tutto. Detto questo, poi ultima e però sempre importante cosa, se siamo amici su Facebook, spero che lo siamo, se lo siamo, se andate su sul mio Facebook, trovate, così è un evento gratuito, vi potete iscrivere sul Facebook di Arduino, proprio questo qui dove c'ho il cane, qui, e se andate qua trovate praticamente, vi faccio vedere, questo video qui, Digi, trovate un link per iscrivervi. Sapete che la settimana che va dal 16 ottobre al 20 di ottobre sarò a Torino, Roma, Bologna, Treviso, Milano, vi potete iscrivere direttamente da questo link, e trovate anche tutte le info da questo link, quindi diventa una figata, insomma, ci vediamo lì, Roma, Torino, Bologna, Treviso, Milano, potete ben pensare che diventa un bel andare. Giovanni chiede con IG con quale piattaforma è meglio usare, io uso questa qui di Pro Real Time. Se hai bisogno, Giovanni, puoi scrivere, anzi tutti quanti vi scrivo, così anche se non ho risposto a alcune domande, portate pazienza, info@earforex.com, questa è la mail dove ci sono sia io che Eleonora che vi rispondiamo a tutte le info, sia per esempio il conto IG o per esempio, nel senso, se volete avere la promozione dei segnali o se avete problemi sulla piattaforma, che tipo di piattaforma usiamo, io uso Pro Real Time, che è quella di IG. E per qualsiasi cosa, insomma, corsi, coaching, webinar, tour con IG, eccetera, eccetera. Già iscritto Stefano per Milano, molto molto bene. Nicola dice, i segnali sono espressi in cifre o tramite le immagini dei grafici? Te lo chiedo perché sono ipovedente. No, sono espressi in cifre, nel senso che io faccio anche le trading room, ma dico proprio quello che faccio, quindi scrivo, insomma, le varie operazioni, quindi buy stop, eccetera, eccetera. Ciao Arduino, grazie, buon weekend, ci sentiamo lunedì per la coaching su FTV. Oh, bene, bene Osvaldo, grazie. Io allora vi saluto, intanto vi ringrazio per questa bellissima serata che abbiamo passato insieme, siete stati tantissimi, siamo arrivati quasi ai 150. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta con il webinar, e mi raccomando, se volete iscrivetevi al Tour DG, set and forget, price action e buon trading simple. Ciao a tutti.